Oggi vediamo il terzo capitolo della matematica dell'Ottocento, per così dire. Abbiamo visto la geometria, l'analisi e ora vediamo l'algebra. Come detto già più volte, la suddivisione non solo temporale, ma anche degli argomenti è alquanto arbitraria, quindi ci saranno delle intersezioni, ovviamente non solo tra matematici che abbiamo già visto e che rivediamo, ma anche tra aree che è un pochino arbitrario definire in un modo o nell'altro. Quindi vedremo cose che potrebbero rientrare anche nella lezione sull'analisi o che potrebbero rientrare in quella sulla geometria. Iniziamo con Évariste Galois, che è una delle figure mitologiche più note della matematica, probabilmente. Évariste Galois muore giovanissimo, prima di compiere 21 anni, e ciò nonostante, appunto, se ne parla in un corso di storia della matematica, perché appunto è sicuramente una delle figure cardine nell'algebra. L'algebra moderna nasce per vari motivi, come vediamo fondamentalmente nel corso dell'Ottocento, quando si cambia la prospettiva. Non si inizia più a guardare il come risolvere un'equazione polinomiale, fondamentalmente quel filone, tra virgolette, è stato chiuso da Abel. Era iniziato con i babilonesi che avevano imparato a risolvere le equazioni di primo e di secondo grado, poi in Italia con Scipione del Ferro e tutti gli altri della banda si è arrivati a risolvere le equazioni di terzo e quarto grado. Si sono passati ancora un paio di secoli a cercare di risolvere quelle di quinto. Abel ha chiuso la cosa dicendo dal quinto in su non si possono più risolvere. Quindi viene chiuso completamente un ramo di ricerca. E quindi l'algebra deve cambiare. L'algebra cambia totalmente e diventa non più uno studio di come risolvere certe equazioni polinomiali, ma diventa uno studio delle strutture. E quindi in questo secolo iniziano a nascere tutte le strutture algebriche che vengono poi comunemente presentate nel corso di algebra e in altri corsi. Évariste Galois può essere considerato quello che ha fatto nascere effettivamente l'idea di gruppo, effettivamente lui che dà il nome di gruppo ai gruppi, ed è anche implicato nella nascita dell'idea di campo, anche se non usa mai questo termine, vedremo che il termine campo compare più tardi. Comunque, è sicuramente una delle figure fondamentali della storia dell'algebra, per non dire della matematica, del 1800. Évariste Galois è nato in un villaggio alle porte di Parigi, dove il padre è il sindaco. A scuola subito mostra uno scarso interesse per il latino e il greco, cosa che è comune anche a matematici moderni, ma anche per l'algebra, e si interessa però a un'algebra che gli dà più soddisfazioni di quella che si studia a scuola, ovvero quella di Abel, e si interessa all'analisi di Lagrange. Ma il suo rendimento scolastico è mediocre, fondamentalmente perché non lo ritiene stimolante. A 16 anni si reputa un genio matematico e quindi decide che la scuola non ha niente per lui e vuole tentare direttamente l'ammissione all'École Polytechnique. Fallisce una prima volta l'ingresso all'École Polytechnique. A 17 anni decide di scrivere una nuova matematica con le sue scoperte e la consegna a Cauchy, che come già sappiamo, con cosa aveva fatto Cauchy con la memoria di Abel, non è la mossa migliore che si possa fare. Infatti Cauchy non solo si dimentica della memoria, come nel caso di Abel, ma proprio la perde. Della memoria di Galois consegnata a Cauchy non c'è più traccia. Ritenta nuovamente il concorso d'ammissione all'École Polytechnique, lo fallisce di nuovo, e nel frattempo, per varie beghe politiche, il padre viene attaccato, viene accusato di accuse infamanti e si sente perseguitato e si suicida. Il padre non è mai Évariste. A
quel punto però riesce ad entrare all'École Normale, che evidentemente non era la sua prima scelta, l'avrebbe voluto entrare nell'École Polytechnique, e nel 1830 presenta una memoria per il premio biennale dell'Académie des Sciences. Fourier, che era segretario dell'Académie des Sciences all'epoca, si porta al lavoro di Galois a casa, ma poi dopo poco muore e il lavoro viene perso. Sicuramente non è stato fortunatissimo Galois. Nel 1830 aderisce a ideali rivoluzionari e si fa cacciare dall'École Normale Supérieure perché inizia a scrivere lettere polemiche contro le posizioni politiche della scuola, che appunto non prende posizioni politiche. Quindi la sua permanenza all'École Normale non è troppo lunga. E di nuovo decide di presentare una memoria all'Académie des Sciences, la presenta a Poisson, il quale la legge ma la giudica totalmente incomprensibile. Poi nel 1831, in seguito sempre al suo impeto rivoluzionario, viene arrestato una prima volta, poi dopo qualche mese viene scarcerato, viene arrestato una seconda volta e questa volta passa 6 mesi in carcere. Poco dopo essere uscito dal carcere la seconda volta, in una lite d'osteria per difendere l'onore di una giovane ragazza che gli piaceva, si fa trascinare in un duello d'onore con pistole, nonostante lui fosse totalmente inetto a maneggiare pistole, ma scrive a un amico dicendo che non poteva rifiutarsi per motivi d'onore di partecipare a questo duello. La notte prima del duello scrive ad un amico e in una lunga lettera racconta tutte le sue scoperte matematiche, in maniera molto breve, perché sa che a poco tempo è quasi certo di morire il giorno successivo. Il giorno successivo, in effetti, all'alba avviene il duello, viene ferito all'intestino, viene abbandonato lì sulla strada fino a che un contadino lo porta in ospedale. Ma il giorno successivo muore di peritonite. La lettera che ha mandato ad un amico contiene la richiesta di pubblicare le sue scoperte matematiche, che appunto in parte verranno pubblicate sulla Revue Encyclopédique, e quello che spera Galois è che Jacobi e Gauss esprimano la propria opinione sui risultati. Nonostante sia vissuto meno di 21 anni, ha fatto delle scoperte notevoli, che effettivamente non erano ben recepite perché erano decisamente avanti rispetto ai tempi. Di cosa si occupa principalmente Galois? Galois si occupa fondamentalmente di un problema collegato a quello che aveva risolto Abel, ovvero la risolubilità dei polinomi. Nella sua lettera sono contenuti vari risultati su questo argomento, ma in realtà, nonostante la fervida immaginazione che aveva, non era molto chiaro nello spiegare. E infatti, quando nel 1846 Liouville cura la pubblicazione di alcuni dei manoscritti di Galois, impiega un sacco di tempo a colmare le lacune delle dimostrazioni, a trasformare le idee di Galois in dimostrazioni vere e proprie. Quello che fa Galois nei lavori pubblicati poi da Liouville è trovare condizioni necessarie e sufficienti affinché equazioni polinomiali siano risolvibili tramite radicali. Risolvibili tramite radicali, che cosa vuol dire? Vuol dire fondamentalmente come le formule che si hanno per le equazioni di secondo, terzo e quarto grado, che abbiamo visto che in generale non ci sono. Però la domanda è ovviamente: se metto certe condizioni particolari, allora posso farlo? Un caso simile era stato affrontato da Gauss, che si era chiesto: quando è che riesco a costruire con righe e compasso un poligono regolare con n lati?
fondamentalmente è equivalente a chiedersi quando è che so risolvere, trovare le radici di un polinomio del tipo x alla n uguale a 1, fondamentalmente, se vogliamo possiamo mettere anche due coefficienti, tanto non cambia assolutamente nulla, e trovare le radici ennesime dell'unità. Ovviamente in questo caso, se pensiamo a risolvere per radicali, vabbè, questo è praticamente immediato, non è un grosso problema. Se invece pensiamo a cos'è che ha fatto Gauss, Gauss ha fatto una cosa diversa, ha trovato una soluzione per radicali che coinvolgesse solo operazioni aritmetiche e radicali che sono delle radici quadrate, ovvero ha dimostrato in che casi questa è risolubile con riga e compasso. Ecco, Galois si occupa di questo in realtà, cerca di capire in generale, guardando un polinomio, come faccio a dire se è risolubile con riga e compasso. Se riesco a trovare, partendo dai coefficienti del polinomio, che sono i dati che ho a disposizione, se riesco a trovare una costruzione con riga e compasso che mi porti a costruire le radici del polinomio. Quindi è una cosa un pochettino più rigida di quella che voleva fare Abel, ad esempio, appunto, non tutte le equazioni di terzo grado sono risolubili, mentre sono tutte risolubili per radicali più in generale, compaiono anche delle radici cubiche, però è un problema in quell'ambito, diciamo. Quindi Galois generalizza questo risultato di Gauss fornendo le condizioni necessarie e sufficienti per la risolubilità con riga e compasso di polinomi. Sulla base dei coefficienti dei polinomi si può dire se c'è una costruzione oppure no che costruisce effettivamente le radici del polinomio. Inoltre questo metodo è anche costruttivo, cioè è proprio una ricetta del fai così, fai cosà e ottieni davvero la risoluzione con riga e compasso. Cioè in un certo senso è molto simile a quello che ha fatto Gauss. Con quello che ha fatto Gauss si può trovare la costruzione con riga e compasso dell'eptadecagono, si può trovare anche di quello con 65.537 lati, che è decisamente più complicata. Il metodo di risoluzione è ancora più interessante del risultato in sé, e il metodo di risoluzione appunto prende il suo nome, teoria di Galois. Qual è l'idea di base della sua risoluzione? Ovviamente non vediamo assolutamente cos'è che succede, cos'è che viene fatto davvero. Galois inizia lo studio sfruttando i lavori di Lagrange sulle permutazioni delle radici di un'equazione polinomiale. Le permutazioni sono appunto gli scambi in tutti i modi possibili di un certo numero finito di elementi. Le permutazioni possono essere pari o dispari a seconda che siano ottenibili con un numero pari di scambi tra due elementi o con un numero dispari di scambi. E quello che scopre Galois è che un'equazione algebrica irriducibile è risolubile con riga e compasso se e solo se il gruppo G, che è il gruppo simmetrico delle sue radici, il gruppo associato alle sue radici, è un gruppo risolubile, ovvero se esiste una catena di sottogruppi che porta dal gruppo G al gruppo banale, tale che ogni passaggio, facendo il quoziente dei due sottogruppi consecutivi, è abeliano, ovvero è un gruppo commutativo. Non stiamo assolutamente a vedere come mai, perché, eccetera, solo per dare un'idea del fatto che dimostrano un risultato sui polinomi, ottenendo in realtà un risultato sui gruppi, lavorando su una struttura decisamente più astratta. I gruppi e i sottogruppi erano già stati indagati in realtà da Lagrange, che ad esempio si era accorto che l'ordine, ovvero il numero di elementi di un sottogruppo, è un divisore del numero di elementi del gruppo, ma Galois va decisamente più a fondo nello studio di gruppi e sottogruppi. Ed è proprio Galois ad introdurre nel 1830 il termine gruppo che usiamo ancora oggi. Come detto, appunto, la teoria di Galois fornisce anche un algoritmo esplicito per la risolubilità
dei polinomi. Spostiamoci ora in Inghilterra, che come abbiamo detto e visto è stata un po' una terra in cui la matematica è andata meno avanti che nel continente da dopo Newton, era piombata indietro grazie al suo isolamento, e appunto si racconta che nel 1842 Jacobi visita l'Università di Cambridge e gli viene chiesto chi è il più grande matematico inglese vivente, risponde mostrando un grande senso di civiltà, di saper vivere al mondo, che non ce n'è nessuno. In effetti comunque nel 1842 probabilmente non era vero, ma fino a poco tempo fa i matematici inglesi non avevano avuto grandi risultati. L'Inghilterra si riaffaccia sulla scena matematica appunto a inizio del 1800 e emerge soprattutto in algebra, perché è l'area in cui sono stati fatti meno progressi in Europa nel corso del XVIII secolo, e fondamentalmente perché l'algebra sta proprio cambiando, sta diventando qualcosa di completamente diverso, e quindi diciamo in un certo senso gli altri europei non erano avvantaggiati, perché i problemi che si studiavano stavano cambiando rispetto a quelli che c'erano stati prima. In realtà in algebra l'Inghilterra era indietro quanto nelle altre materie, ad esempio in Europa i numeri complessi venivano interpretati come punti del piano, mentre in Inghilterra alcuni si opponevano all'uso dei numeri negativi. La svolta accade, come abbiamo già citato una scorsa volta, quando viene fondata l'Analytical Society al Trinity College di Cambridge, di cui i primi membri sono George Peacock, John Herschel e Charles Babbage. Peacock ha una grandissima importanza non come matematico, ma come riforma dello studio della matematica in Inghilterra. Come matematico non ottiene risultati di punta, ma nel 1830 pubblica un trattato di algebra in cui cerca di dare all'algebra una struttura logica simile a quella degli elementi di Euclide, partire dagli assiomi e ricavare dei teoremi. Quindi cerca di mettere un punto base per poi partire a ragionare. E il primo volume del trattato è dedicato all'algebra dei numeri, che è l'aritmetica, e il secondo a un'algebra simbolica, che appunto è il vero cambio rispetto al periodo precedente. Si passa da trattare l'algebra dei numeri a un'algebra simbolica in cui compaiono i simboli veri e propri. Per noi ormai l'algebra è quella simbolica e l'algebra numerica è soltanto un accidente che capita fondamentalmente. Però dichiara una cosa che è un pochettino vaga, e dice che tutti i risultati, nel secondo volume, quando inizia a trattare l'algebra simbolica, tutti i risultati dell'algebra aritmetica che vengono dedotti applicando le sue regole e che sono generali nella forma, anche se sono particolari nel loro valore, sono analogamente anche i risultati dell'algebra simbolica, dove però sono generali non solo nella forma, ma anche nel valore. È un'affermazione decisamente vaga. Le cose che abbiamo fatto per l'algebra aritmetica le rifacciamo pari pari nell'algebra simbolica e tutto dovrebbe funzionare. Questa non è esattamente quello che succede, e come vedremo tra poco, in realtà ci sono diverse cose che in un'algebra astratta si differenziano dall'algebra numerica, dall'algebra dei numeri reali o dall'algebra dei numeri complessi. Fondamentalmente, con questa dichiarazione, Peacock sta dichiarando che esiste un'unica algebra, che l'algebra numerica dei numeri reali e dei numeri complessi è come funzionano le cose in generale. Nel corso del secolo il punto di vista cambierà decisamente, ma sicuramente questo trattato ha il vantaggio di iniziare a fissare le cose e iniziare a dare un punto per poi ragionare su queste cose. È Augustus De Morgan, uno
dei primi inglesi a lavorare in algebra, nato in realtà in India, dove il padre lavora per la Compagnia delle Indie Orientali, studia a Cambridge e diventa professore all'Università di Londra giovanissimo, a 22 anni. È uno strenuo difensore della libertà religiosa, e gli erano stati offerti dei posti a Cambridge e Oxford, ma rinuncia perché per entrare a Cambridge e Oxford bisogna sottoporsi ad un esame religioso. Nonostante lui fosse anglicano di formazione, quindi non gli costasse molto partecipare a questi esami. È anche un difensore della libertà intellettuale e varie volte si dimette dalle sue cariche, dalla posizione di professore all'Università di Londra, per protestare contro limitazioni della libertà accademica. È inoltre un grande scrittore e docente, spiega benissimo, ha un buon spirito e scrive una raccolta di paradossi in cui fondamentalmente fa una satira dei tentativi che si sono succeduti nel tentare di quadrare il cerchio. Questa raccolta di paradossi in realtà viene pubblicata poi dopo la sua morte dalla vedova. De Morgan prende l'astrazione di Peacock, ma la porta a un livello più elevato e si preoccupa esplicitamente di non attribuire mai nessun significato né ai simboli usati né alle operazioni. Quindi i simboli possono denotare qualunque cosa, possono denotare dei vizi, delle virtù, il segno di più può rappresentare un premio, il segno di meno una punizione, possono avere qualunque interpretazione possibile. Non solo i simboli, come già sosteneva Peacock, ma anche addirittura i segni di operazione. Dice esplicitamente, fatta eccezione per un solo caso, nessun termine, segno aritmetico o algebrico possiede il minimo significato in tutto questo capitolo, che tratta di simboli e delle leggi delle loro composizioni. È presente un'algebra simbolica che può in seguito diventare la grammatica di centinaia di algebre differenti dotate di significati specifici. Nasce totalmente una matematica astratta. Matematica è forma, non è contenuto. I simboli sono totalmente privi di contenuto e significato, nel senso più nobile del termine, e possono poi essere riempiti come più piace dopo, al momento opportuno. L'unico simbolo che ha un significato, e ha sempre significato, è il simbolo di uguale. A uguale B vuol dire che i simboli A e B hanno lo stesso significato finale, quale che sia il procedimento attraverso cui sono ottenuti. Uguale significa uguale. L'unica cosa su cui non transige è quello. Se ho due cose che sono uguali, vuol dire che hanno lo stesso significato. Tutti gli altri simboli di volta in volta possono essere interpretati in modo diverso, ma l'uguale no. De Morgan si dedica a costruire una visione decisamente moderna dell'algebra. Qua cambia proprio il punto di vista. La matematica tratta di strutture e connessioni tra concetti e aree della matematica, non di calcoli. Quello che conta non è fare il calcolo, ma collegare tra loro le cose. Quello che è importante è la struttura. Appunto, la sua algebra è privata di qualunque significato, è soltanto forma pura, è soltanto una struttura che poi diventa utilissima e applicabilissima, perché se ho soltanto una struttura, poi a seconda di come interpreto le cose posso dare significati diversi. È una visione molto simile a quella che accadrà più tardi con la rivoluzione delle geometrie non euclidee, quando ci si accorgerà che in realtà una cosa fondamentale della geometria è costruire un modello della geometria e notare che ci sono più modelli possibili dello stesso insieme di assiomi, cioè della stessa geometria. E se si hanno più modelli possibili diversi, allora ci sono delle proposizioni che sono vere in tutte, che sono quelle dimostrabili all'interno della teoria, e
e ci sono delle cose che sono diverse nei vari modelli, che sono quelle che non sono dimostrabili all'interno della teoria. De Morgan arriva a questa idea per l'algebra una trentina, una quarantina di anni prima rispetto a questa idea per la geometria. Nonostante questo, come filosofia, De Morgan è molto vicino alla visione kantiana della verità, quindi nonostante esprima un'idea decisamente di rottura, ritiene comunque, esattamente come Peacock, che le regole dell'algebra debbano essere le stesse, debbano essere applicabili in ogni caso. Ritiene comunque che quello che sosteneva Peacock, un principio di permanenza della forma, sia comunque vero. E proprio in forza di questa convinzione osserva che, passando dall'algebra singola dei numeri reali all'algebra doppia dei numeri complessi, doppia nel senso che c'è una parte reale e una parte immaginaria, fondamentalmente i numeri complessi dipendono da due numeri reali, le proprietà soddisfatte dalle operazioni più e per rimangono immutate. Sulla base di questo suppone che non ci siano possibilità di altre algebre numeriche. Queste sono le uniche algebre numeriche. E non sia possibile sviluppare un'algebra tripla, cioè basata su triple di numeri reali, o un'algebra quadrupla, basata su quattro numeri reali. In realtà, lo sviluppo di un'algebra tripla è proprio l'ossessione di un matematico irlandese, William Rowan Hamilton. Hamilton rimane orfano da piccolissimo e vive con uno zio che si occupa dei suoi studi. Lo zio è uno studioso di lingue e Hamilton è precocissimo. A 5 anni legge il greco, il latino e l'ebraico, a 10 conosce una mezza dozzina di lingue orientali, si diletta a comporre poesie e in questo viene incoraggiato da dei poeti leggermente più bravi di lui, tenderei a dire, cioè Wordsworth e Coleridge, che sono suoi amici. Invece le poesie di Hamilton pare che fossero di qualità pessima nonostante i buoni giudizi degli amici. Studia poi al Trinity College di Dublino e a 22 anni diventa astronomo reale d'Irlanda, direttore di un osservatorio e professore di astronomia. Decisamente precoce. Nello stesso anno, quando diventa appunto, quando accumula tutte queste cariche, scrive una memoria in cui scrive una teoria matematica di un fenomeno fisico della diffrazione. È una memoria puramente matematica, ma di lì a poco un gruppo di fisici sperimentali conferma le previsioni teoriche fatte da Hamilton e con questo ottiene grande fama e viene anche nominato Sir a 30 anni. Nella stessa memoria in realtà presenta anche un'idea filosofica un po' confusa in cui dice che l'algebra è una scienza del tempo, esattamente come la geometria è una scienza dello spazio, però non approfondisce poi la questione. Non è chiaro se l'abbia detto per analogia, dato che la geometria è una scienza dello spazio, o se questa visione lo aiutava a interpretare certi concetti matematici come la visione delle flussioni e l'intuizione fisica ha aiutato Newton a sviluppare il calcolo. Nel 1833 definisce un'algebra formata da coppie di numeri reali con certe operazioni. In realtà, questa è esattamente la definizione del comportamento dei numeri complessi come coppie di numeri reali, dove semplicemente il primo numero rappresenta la parte reale, il secondo numero rappresenta la parte immaginaria. Descrive esattamente tale prodotto come una composizione di una rotazione e una dilatazione nel piano e, appunto, ponendo
la coppia B come A più IB come numero complesso, abbiamo una descrizione dei numeri complessi come coppia di numeri reali, che è una cosa che già implicitamente è presente in Wessel-Hargan di Gauss, il piano, che ha detto che lo chiamiamo piano di Hargan di Gauss. Da quando trova questa scrittura dei numeri complessi come coppia di numeri reali, decide di far diventare ragione di vita e trovare un'algebra a tre unità, in cui i numeri siano della forma A più B più CJ. Definire la somma ovviamente non presenta alcuna difficoltà, sommo semplicemente le parti reali, le parti con la I le sommo, le parti con la J le sommo. Quello che risulta difficile è trovare una moltiplicazione. Lavora a questa cosa fondamentalmente dal 1833, è la sua ossessione, fino a quando, dopo un decennio di lavoro e di vari pensieri, improvvisamente arriva l'ispirazione. Questa è una cosa che capita sempre a qualunque matematico, per quanto bravo o scarso sia, si lavora, e poi quando è a fare una nuotata, quando si sta facendo la doccia, quando si sta addormentando, quando va in giro a correre, quando va a fare una pedalata in bici, quando è in fila a fare la spesa, gli viene l'intuizione. E a quel punto deve scriverla immediatamente. Magari svegliando la moglie che nei primi tempi si spaventava, cose del genere. Ora mia moglie è più tranquilla, sa che posso fare questa cosa di notte. I teoremi che vengono in mente di notte al 99% sono falsi, poi la mattina dopo. Poi le ispirazioni di giorno funzionano un po' meglio. Hamilton fa esattamente la stessa cosa, sta passeggiando su un ponte nelle vicinanze di Dublino il 16 ottobre del 1843 e gli viene l'illuminazione che non deve usare terne di numeri reali, ma ne deve usare quattro. Ne deve usare 4 e deve abbandonare l'ipotesi di commutatività. Definisce un prodotto che non è più commutativo. E definisce il prodotto semplicemente come I per J è uguale a K, che è uguale a meno J per I, J per K è uguale a I che è meno K per J, e K per I è uguale a J, che è uguale a meno K per I. Dove invece i quadrati di queste unità immaginarie fanno tutti meno 1. In realtà tutte queste cose insieme a I al quadrato, J al quadrato, K al quadrato uguale a meno 1 si possono riassumere più semplicemente con I per J per K uguale a meno 1. E immediatamente decide di scriversi l'idea che ha avuto, ha un ponte a disposizione, incide su una pietra del ponte la legge fondamentale I al quadrato uguale a J al quadrato uguale a K al quadrato uguale a I per K uguale a meno 1. A ricordare questa cosa, adesso c'è una pietra commemorativa sul ponte che dice appunto: qui, mentre camminava il 16 ottobre 1843, Sir William Rowan Hamilton, in un lampo di genio, scoprì la fondamentale formula per la moltiplicazione dei quaternioni. I al quadrato uguale J al quadrato uguale K al quadrato uguale IJK uguale meno 1, e la intagliò su una pietra di questo ponte. Lo stesso giorno va immediatamente alla Royal Irish Society e chiede di poter leggere una memoria sui quaternioni. Una volta che ha avuto l'illuminazione aveva la teoria pronta. Una cosa molto interessante è che le regole di moltiplicazione dei quaternioni comprendono il prodotto scalare e il prodotto vettoriale di R3. Se ci pensate, IJ e K sono anche i nomi con cui chiamiamo i versori E1, E2 e E3 del nostro spazio. E se faccio il versore I, il prodotto vettoriale del versore J, ottengo il versore K, mentre se li scambio ottengo meno il versore K, e così via per gli altri. Tra le unità immaginarie c'è esattamente la relazione di prodotto vettoriale. Invece, per trovare la parte reale, oltre al fatto che moltiplico le parti reali, faccio meno il prodotto delle parti immaginarie con la I, meno il prodotto delle parti immaginarie con la J, meno il prodotto delle parti immaginarie con la K. Quindi faccio semplicemente il prodotto delle parti reali meno il prodotto scalare tra questi due vettori. Quindi in realtà posso interpretare questa cosa come un numero reale
è un vettore con una regola buffa di moltiplicazione che coinvolge prodotti scalari e prodotti vettoriali. Tutto il resto della vita viene dedicato allo studio dei quaternioni, a cui attribuisce anche un significato cosmico. Nel 1853, 10 anni dopo l'intuizione, pubblica le lezioni sui quaternioni, e nel 1866, dopo la sua morte, viene pubblicata dal figlio l'opera incompiuta Elementi dei quaternioni. Tra l'altro, diventa anche il primo membro straniero della National Academy of Science americana. Qual è l'importanza dei quaternioni? Oltre al fatto di avermi fornito il materiale per un mio articolo, che forse non è la cosa più fondamentale della storia della matematica, la scoperta dei quaternioni non è importante di per sé, anche se in realtà più avanti, nel corso del Novecento, si dimostrano importanti per la fisica. Ma più che altro la loro importanza è il fatto che mostrano che c'è una grande libertà di cui gode la matematica. Esattamente come le geometrie non euclidee ci mostrano che possiamo abbandonare un assioma della geometria euclidea, il quinto postulato, e ottenere qualcosa di diverso ma parimenti interessante, i quaternioni ci mostrano che possiamo abbandonare un assioma dell'algebra numerica, il prodotto è commutativo, e ottenere qualcosa di interessante. E esattamente come una volta che si è capito che si può abbandonare il quinto postulato, che si possono cambiare gli assiomi in geometria, sono sorte tantissime geometrie, appena qua si è capito che si può cambiare un assioma nell'algebra, abbandonare la commutatività, sono no, sorte tantissime tipologie diverse di algebra. Quello che è fondamentale è che nella costruzione di algebra non ci si deve obbligatoriamente sottostare alle leggi fondamentali che fino allora avevano dettato legge, erano state un riferimento per un principio generico di permanenza della forma, tipo quello che supponeva De Morgan e Peacock. È una rivoluzione per l'algebra appunto simile a quella che aveva fatto Lobachevsky per la geometria, che aveva fatto. Sì, che aveva fatto. Vabbè. Con il fatto che cambiamo e andiamo avanti e indietro nel tempo, sono sempre un po' a rischio, però sì, era negli anni 20 e qua stiamo parlando degli anni 40. In realtà, poi, da quel punto, si va oltre i quaternioni. Una volta che si è rotto il tabù, non è difficile andare più avanti. E quindi la moltiplicazione dell'algebra segue un passo spedito. Nello stesso anno, nel 1843, John Graves e indipendentemente nel 1845 Arthur Cayley introducono indipendentemente gli ottonioni o ottetti, le cui unità hanno questa tabella di moltiplicazione, per cui cade anche un'altra cosa. Non solo la moltiplicazione non è commutativa, ma non è neppure associativa, quindi non posso più scrivere a per b per c, perché a per b moltiplicato per c oppure a moltiplicato per b per c dà due risultati diversi. Ma non è un problema, abbiamo capito che possiamo abbandonare un assioma e possiamo anche abbandonare un altro. In maniera simile verranno poi scoperti sede ioni, che hanno 16 elementi, 16 unità di base, di cui una reale e 15 immaginarie, eccetera, eccetera. Ma soprattutto William Clifford, che è stato studente al Trinity College di Cambridge, aveva un sacco di qualità, era un ottimo atleta alla sbarra, ha vinto dei premi di declamazione, è stato anche uno scrittore di racconti per bambini. Meno famoso di un suo collega di Oxford, che è Lewis Carroll, è un matematico, ma ha pubblicato Alice nel Paese delle Meraviglie ed è noto fondamentalmente per quello. William Clifford, che purtroppo è morto giovane, anche lui a 34 anni, è uno dei più grandi sostenitori inglesi delle geometrie non euclidee. Si appassiona alla geometria di Lobachevsky e a tutta la teoria di Riemann analitica. E
E quindi quello che fa fondamentalmente è cercare di studiare queste nuove geometrie non euclidee da un punto di vista algebrico. Vuole costruire degli strumenti algebrici che permettano di descrivere queste geometrie. E effettivamente anche questa è una delle idee fondamentalmente su cui Klein basa la propria dichiarazione che una geometria è uno studio di oggetti che sono invarianti rispetto a un qualche gruppo di trasformazioni. Scrive una memoria sulla teoria spaziale della materia e generalizza non solo l'algebra degli ottonioni e quella dei sedenioni, ma appunto anche quella dei sedenioni, in una maniera decisamente generale, in quelle che oggi sono note come algebre di Clifford. Quindi c'è un numero arbitrario fondamentalmente di generatori dell'algebra, da cui da questi generatori dell'algebra certe regole si ottengono quali sono le unità immaginarie, come si comportano le cose, tra l'altro ci possono essere comportamenti singolari, possiamo avere delle unità immaginarie che al quadrato fanno meno 1 e altre unità immaginarie che al quadrato fanno più 1, eccetera, eccetera, quindi ci sono davvero comportamenti di tutti i tipi. Queste algebre non commutative, che a volte vengono chiamate R con in basso NM a seconda di quante sono le unità che si comportano in un modo e quante si comportano in un altro, vengono introdotte da Clifford come uno strumento per studiare i movimenti in spazi non euclidei. Punto. Grazie a questo vediamo di nuovo che il legame tra l'algebra e la geometria è fortissimo. Non stupisce che poi Klein ponga questo collegamento molto forte tra i gruppi di trasformazioni e il che cos'è la geometria. Parallelamente a quello che fa Hamilton con i quaternioni in Irlanda, in Germania Grassmann, praticamente in contemporanea, l'anno successivo, usa un'altra visione. Usa una visione in cui, nella teoria dell'estensione lineare, definisce un metodo di calcolo molto generale su vettori in spazi di dimensione qualsiasi. Grassmann si occupa sia dei vettori sia dei sottospazi vettoriali di vario tipo, come abbiamo visto nella parte sulla geometria. Qua siamo interessati al lavoro che fa Grassmann, non tanto per lo studio di questi oggetti geometrici, ma per il fatto che su questi oggetti geometrici definisce delle operazioni algebriche, quindi definisce un'algebra. L'algebra che costruisce Grassmann necessita di abbandonare commutatività e associatività. Quindi fa la stessa rinuncia che ha fatto Hamilton per i quaternioni e in più fa anche la rinuncia che è obbligatoria fare per andare agli ottonioni. Purtroppo l'opera di Grassmann è molto innovativa, ma è molto difficile da leggere perché decide, come aveva fatto Desargues prima di lui, di usare una notazione poco convenzionale e quindi non ha grande appeal sui matematici e quindi non ha subito fortuna. Gauss, ad esempio, ne loda l'opera, ma dice che è troppo astratta filosoficamente, è eccessivamente astratta. Anche per questo Grassmann non ottiene mai una posizione di prestigio e insegna per tutta la vita nelle scuole secondarie. Nel 1862 Grassmann cura una seconda edizione del libro, in cui raffina un po' come dice le cose, questa ha maggiore successo, cioè andrei a dire che sono passati 18 anni, in questo periodo i progressi andavano velocemente, i tempi probabilmente erano più maturi e Gibbs, matematico americano, diffonde le idee di Grassmann soprattutto per il caso tridimensionale, quindi per l'analisi di quello che succede nello spazio. I quaternioni e i vettori sono fondamentalmente due dei primi modelli che hanno fatto vedere che sono possibili delle leggi che non sono che non verificano la commutatività.
Nel 1867 Henkel dimostra che l'algebra dei numeri complessi, come aveva già intuito De Morgan, che diceva fondamentalmente che oltre ai numeri reali e ai numeri complessi non era possibile altro, perché lo diceva? Lo diceva basandosi sul fatto che le proprietà che erano note dovevano venire conservate, e secondo lui quelle erano le uniche che le conservavano. E in effetti Henkel dimostra che le leggi fondamentali dell'aritmetica vengono soddisfatte solo lì. Cioè, l'algebra dei numeri complessi è la più grande in cui sono rispettate le leggi fondamentali dell'aritmetica. Da lì non usciamo più. Se vogliamo mantenere tutte le leggi, non c'è niente di più grande. Se otteniamo qualcosa di più grande, dobbiamo abbandonare qualcosa. Come nel caso dei quaternioni, abbandoniamo la commutatività del prodotto. Appunto, nei quaternioni di Enrico si abbandona la commutatività, e nei vettori di Grassmann, commutatività e associatività. Molto presto i vettori, scusate, sì, Gibbs nel 1881 e poi nel 1884 con una seconda versione pubblica la Vector Analysis, che è il libro in cui diffonde le idee di Grassmann negli Stati Uniti, e negli Stati Uniti inizia una controversia tra i sostenitori dei vettori e quelli dei quaternioni. Ma molto presto vettori e tensori, che vengono utilizzati da subito in fisica, hanno la meglio sui quaternioni, che invece non trovano un'applicazione. Ma più tardi, con la teoria della meccanica quantistica, in realtà i quaternioni hanno una rivincita e vengono anche loro applicati alla fisica. In realtà non è solo Grassmann ad aver lavorato sui vettori, anche Hamilton ha lavorato sui vettori. D'altronde, come vi facevo notare, le leggi fondamentali dei quaternioni sono molto imparentate con le leggi del prodotto vettoriale. E Hamilton nei suoi lavori ha enunciato le proprietà fondamentali dei vettori in lavori in cui appunto si occupava di algebre molteplici, ovvero di algebra con più generatori. Ma fondamentalmente, grazie al fatto che tutta la parte dell'algebra dei vettori è stata diffusa e magnificata da Gibbs, che ha preso come fonte primaria Grassmann, fondamentalmente le idee che abbiamo sull'algebra dei vettori derivano da Grassmann. D'altronde, il povero Grassmann ha avuto già pochi riconoscimenti in vita, mentre Hamilton, cioè a 22 anni, ricopriva tutte le cariche che poteva. Possiamo anche dargli a Grassmann questa soddisfazione. Bene, Cayley si è occupato di geometria analitica dello spazio in due e tre dimensioni, come abbiamo visto quando abbiamo parlato di geometria, e per fare questo studia ad esempio le applicazioni lineari da Rn ad Rn, e quello che fa è fare una cosa che a noi adesso sembra scontata, una cosa che viene raccontata nei corsi di algebra lineare il primo anno di università, ovvero il fatto che applicazioni lineari possono essere rappresentate semplicemente dalle matrici, e quindi la composizione di trasformazioni lineari o composizione di funzioni può essere semplicemente ra rappresentata introducendo un prodotto tra matrici. Prodotto tra matrici, che è il prodotto riga per colonna, però quest'idea in realtà è un'idea di Cayley abbastanza recente. E questo prodotto riga per colonna, che appunto semplicemente trasforma la composizione di funzioni lineari in una moltiplicazione tra matrici, è una operazione che non è commutativa. Se compongo due trasformazioni lineari in modo prima una e poi l'altra, prima la seconda, poi la prima, ottengo possibilmente dei risultati diversi. Quando consideriamo solo le matrici quadrate, ovvero le applicazioni lineari da Rn nello stesso spazio, otteniamo che somma, prodotto tra matrici e moltiplicazione di una matrice per scalare rendono le matrici quadrate un'algebra.
con la matrice nulla e la matrice identità che rappresentano gli elementi neutri della somma e del prodotto. Con lo studio delle matrici che lei contribuisce a una concezione sempre più astratta dell'algebra. Tra l'altro, le unità dei quaternioni possono anche essere rappresentate come delle matrici 2x2 a coefficienti numeri complessi. Quindi in realtà i quaternioni possono essere visti come una sottoalgebra reale dell'algebra delle matrici 2x2 complesse. Quindi in realtà si innestano le cose. Tutte queste cose sono collegate, come capita spesso in matematica. In realtà, appunto, matrici di Cayley, i quaternioni, l'algebra dei vettori di Hamilton sono tutti aspetti dello stesso fenomeno, in cui si rivelano cose diverse. Cayley ha lavorato anche per lungo tempo insieme a un altro matematico, James Sylvester, che entrambi hanno studiato a Cambridge, ma mentre Cayley si è laureato, Sylvester era ebreo e non poteva laurearsi a Cambridge. Ciononostante, dal 1838 al 1841 insegna all'University College di Londra, lo stesso college dove insegna De Morgan per un periodo della vita. Perché De Morgan aveva scelto di non insegnare a Cambridge proprio perché c'erano degli esami religiosi da sostenere per diventare insegnante, appunto Sylvester ebreo non si può laureare lì. Per un breve periodo dopo questa occasione di insegnamento all'University College di Londra, va negli Stati Uniti, in Virginia, ma dopo 3 mesi litiga e se ne torna in Inghilterra. Tornato in Inghilterra, si dedica, abbandona la matematica e si dedica al commercio e allo studio del diritto. Nel periodo in cui si dedica allo studio del diritto, entra in contatto nel 1850 con Cayley, perché Cayley, dopo la laurea, per 14 anni ha abbandonato la matematica e si è occupato solamente di diritto. I due fanno amicizia e poi a un certo punto decidono di abbandonare il diritto e di occuparsi solamente di matematica e iniziano a collaborare. Dopo Sylvester insegna alla Royal Military Academy, alla Johns Hopkins University negli Stati Uniti e infine a Oxford. A Sylvester sono associati tantissimi risultati fondamentalmente legati alla teoria delle equazioni, sia lineari sia polinomiali, per cui metodi per risolvere sistemi di equazioni polinomiali, utilizzando i determinanti, eccetera, eccetera. Forse il più famoso è il criterio di Sylvester, che è una condizione necessaria e sufficiente per determinare se una matrice simmetrica, quindi a coefficienti reali, o ermitiana, quindi a coefficienti complessi, determini un prodotto scalare o un prodotto ermitiano definito positivo. Ma soprattutto il motivo per cui Sylvester è importante è la sua collaborazione con Cayley allo studio delle forme quadratiche in generale, ovvero polinomi omogenei a due o più variabili, e lo studio degli invarianti. Luoghi di zero di questi polinomi in due o tre variabili rappresentano coniche e quadriche. Si dedicano alla classificazione delle forme quadratiche e a ricavare degli invarianti sotto l'azione delle isometrie. Nel caso di una conica che sia un polinomio omogeneo di secondo grado, quindi ax quadro più 2bxy più cy quadro uguale a 0, dimostrano che b quadro meno ac, un determinante della matrice che rappresenta questa forma quadratica, e a più c, che sarebbe la traccia di quella matrice, sono degli invarianti. Più in generale,
sono invarianti gli autovalori di quella matrice, ovvero quelli che otteniamo calcolando il polinomio caratteristico di quella matrice. Ovviamente tutto questo è interessante per lo studio delle coniche, delle quadriche, che è interessante anche perché dà origine a uno studio di autovalori, di autovettori, di invarianti in generale, eccetera, eccetera. Proprio su questo argomento si occupa Cayley, che trova l'equazione caratteristica di una matrice. Data una matrice n per n, questa definisce un'applicazione lineare da Rn ad Rn, da Cn a Cn, e una delle domande che uno si può fare è se questa matrice è diagonalizzabile. La diagonalizzabilità si ottiene calcolando gli autovalori, ovvero gli autovettori, ovvero le direzioni in cui la matrice si comporta bene, semplicemente si comporta come una dilatazione, moltiplica i vettori per un certo lambda, che è l'autovalore corrispondente, e per calcolare questo bisogna calcolare un certo determinante. Da una matrice quadrata ci associa alla matrice il polinomio caratteristico dato da determinante di n meno t volte l'identità, che appunto è utile per calcolare gli autovalori. Nel 1858 dimostra Cayley, il teorema che viene chiamato di Hamilton-Cayley, che afferma che una matrice soddisfa il polinomio caratteristico, ovvero se uno calcola il polinomio caratteristico e poi sostituisce a t la matrice m, a t quadro, la matrice m quadro, t alla n, la matrice m alla n, e al termine noto, semplicemente il termine noto per l'identità, e somma tutto, ottiene la matrice nulla. In un certo senso uno in maniera naif potrebbe dire, vabbè, è abbastanza ovvio, no? Se faccio questa cosa, t qua sostituisco m, determinante di m meno n volte l'identità, determinante della matrice nulla è zero. Sì e no, quando si fanno delle sostituzioni di tipo formale bisogna sempre fare attenzione a quello che si sta facendo. George Boole, altro matematico inglese, invece sviluppa un tipo completamente diverso di algebra, sviluppa un tipo di algebra che non ha assolutamente a che fare con le algebre numeriche, perché tutte le algebre che abbiamo visto qua, quaternioni, ottonioni, algebre di Euler, algebre dei vettori, algebre delle matrici, sono delle generalizzazioni di quello che succede nel caso dei numeri reali e dei numeri complessi. Invece Boole si occupa di creare un'algebra di tipo completamente diverso, che è l'algebra che è più interessante per voi informatici qua. Ovviamente, perché è l'algebra che sta dietro al comportamento dei computer, se vogliamo, è l'algebra, è il linguaggio della logica. George Boole nasce in una famiglia povera e frequenta soltanto le scuole elementari, ciò nonostante impara il latino e il greco per conto proprio. Diventa insegnante in una scuola elementare, a quel punto, mentre insegnante, decide di ampliare le conoscenze matematiche leggendo Laplace e Lagrange. Il 90% dei matematici che citiamo meriterebbero un film per le vite assurde che hanno avuto, completamente diverse le une dalle altre. Si dedica anche allo studio delle lingue straniere, poi diventa amico di De Morgan, e questo è l'evento di svolta della sua vita, perché diventa amico di De Morgan e allora inizia a difendere l'amico De Morgan in una discussione con un filosofo scozzese, che anche lui è Sir, e anche lui si chiama William Hamilton, però non ha a che fare con il matematico irlandese. Questa controversia fa sì che pubblichi poi nel 1847 un piccolo volumetto dal titolo L'analisi matematica della logica, in cui getta le basi della logica matematica formale. Boole, in polemica con il filosofo Hamilton, sostiene che la logica va collegata con la matematica e non con la filosofia. La logica è sempre stata una branca di confine tra la matematica e la filosofia ed è stata tirata un po' da una parte, un po' dall'altra, appunto, nella discussione tra De Morgan, che sosteneva che la logica fosse una branca della matematica, e il filosofo Hamilton, che sosteneva che fosse una branca della filosofia,
si inserisce Boole e si inserisce così tanto che decide di scrivere proprio un trattato sulla analisi matematica della logica, in cui appunto fonda la sua algebra. All'interno di questo volume spiega qual è la sua visione della matematica. Potremmo convenientemente assegnare alla matematica il carattere di un vero e proprio calcolo, ossia di un metodo basato sull'impiego di simboli, le cui leggi di combinazione sono note generali e i risultati ammettono un'interpretazione coerente. Boole. La matematica è una manipolazione di simboli secondo certe leggi. Non è strano che appunto le sue opere siano poi il fondamento dell'informatica, che buona parte ha come compito di manipolare dei simboli, di far manipolare ai calcolatori dei simboli obbedendo a certe leggi. Proprio quello che sosteneva Boole. Tutti questi passaggi che abbiamo visto sono dei passaggi che portano sempre verso un'astrazione maggiore. Nel 1800 Peacock aveva detto che i simboli degli oggetti dell'algebra non rappresentano necessariamente numeri, possono essere anche qualcosa di diverso. Nello stesso anno De Morgan rilancia e dice che anche i simboli dell'algebra, ovvero i simboli delle operazioni, possono essere arbitrari, possono essere interpretati in vario modo. E poi nel 1847 Boole arriva e esagera dicendo che la caratteristica fondamentale della matematica non è il contenuto, ma è la forma. È una forma che obbedisce a certe regole. Il contenuto, ovvero qual è l'interpretazione, il significato dei simboli, non importa minimamente. Bertrand Russell, che è l'unico matematico ad aver vinto un premio Nobel per la letteratura, afferma che la più grande scoperta del XIX secolo, pur non della matematica, è stata quella della natura della matematica pura. E il fatto che dice che la matematica pura è stata scoperta da Boole in un lavoro da lui intitolato Le leggi del pensiero del 1854, lavoro in cui Boole espande le idee che aveva già espresso nel 1847. Nell'indagine sulle leggi del pensiero, Boole decide di rappresentare tramite i simboli che fino a quel momento erano stati fondamentalmente usati per indicare numeri, ma che già Peacock aveva detto che potevano essere usati riempiendoli di altri significati, ecco, Boole finalmente li riempie di altri significati in maniera coerente. E dice che uno rappresenta semplicemente un insieme universale di numeri, punti, idee o altre entità. Le lettere X, Y, Z rappresentano dei sottoinsiemi di tale insieme universale. Il simbolo 0 rappresenta l'insieme vuoto, che non contiene alcun elemento dell'insieme universale. E a questo punto definisce la somma di due sottoinsiemi x più y come la loro unione. In realtà, nella prima versione del suo trattato, la definisce come la differenza simmetrica dei due insiemi. Però adesso, come logica booleana, si preferisce definire questo più, questa somma logica, come l'unione dei due sottoinsiemi. All'epoca era semplicemente il pezzo di x che non sta in y più un pezzo di x, y che non sta in x. E il prodotto di due sottoinsiemi, x per y o anche solo x, y come giustapposizione, come la loro intersezione. Valgono un certo numero di proprietà. La somma e la moltiplicazione sono commutative e associative, e inoltre il prodotto è distributivo rispetto alla somma. Questo lo rende a tutti gli effetti un'algebra. Ma valgono anche delle proprietà curiose, diverse da quelle a cui siamo abituati con le algebre numeriche, ovvero il fatto che anche la somma è distributiva rispetto al prodotto, non solo il prodotto è distributivo rispetto alla somma. Queste sono le leggi che con somma e prodotto non ci tornano tanto, ma se pensiamo a
le cose d'insiemistica, l'intersezione è distributiva rispetto all'unione, l'unione è distributiva rispetto all'intersezione, cioè questo somma e prodotto sono semplicemente unione e intersezione. Inoltre, 1 più 1 fa 1 e x per x fa x. La seconda, curiosamente, può essere scritta anche in modo diverso, portando tutto da un lato x per x meno x uguale a 0, abbiamo che 1 meno x per x uguale a 0. E può essere interpretata come l'intersezione tra un insieme e il suo complementare, 1 meno x, quella cosa a cui se aggiungo x ottengo 1 e quindi è il complementare dell'insieme x, fondamentalmente, è l'età. Inoltre abbiamo anche che x per y uguale a 0 non implica che x è uguale a 0 oppure y uguale a 0. Proprietà che tra l'altro è vera anche per le matrici di Cayley, per le matrici quadrate, se moltiplico due matrici quadrate ottengo la matrice nulla, non è affatto detto che una delle due sia la matrice nulla. Quindi abbiamo già degli esempi di questa cosa. Di nuovo, le proprietà a cui siamo abituati non è detto che valgano delle volte. In seguito vengono modificati da Giuseppe Peano, come vedremo alla fine della lezione, i simboli per l'unione, per l'intersezione e per l'insieme vuoto, ma in realtà i principi dell'algebra di Boole rimangono esattamente quelli introdotti da Boole, a parte appunto questa piccola variazione. Boole è appassionato della forma e allora trova un metodo, un semplice algoritmo per la risoluzione di equazioni differenziali a coefficienti costanti, trasformando la risoluzione di equazioni a coefficienti costanti nella risoluzione di polinomi. L'idea è semplicissima, abbiamo un'equazione differenziale lineare a coefficienti costanti, supponiamo che la soluzione sia del tipo E alla lambda t, deriviamo, inseriamo dentro, raccogliamo E alla lambda t, semplifichiamo. E deve essere verificato un polinomio a cui semplicemente abbiamo sostituito la variabile derivata, la nuova variabile derivata alla potenza di derivazione. In questo modo poi risolviamo il polinomio e troviamo qual è il coefficiente lambda. Nel caso lambda sia un numero reale, abbiamo effettivamente una soluzione che è un esponenziale, nel caso in cui lambda sia un numero complesso, abbiamo semplicemente un esponenziale per una funzione trigonometrica. Questo non è un problema. Questa è esattamente un'idea che viene a uno che è ossessionato dalla forma. Quello che conta è la forma delle cose, non esattamente l'interpretazione. Questo metodo semplifica notevolmente la risoluzione di questo tipo di equazioni. L'algebra di Boole ha un grande successo, dopotutto la usiamo ancora oggi in informatica decisamente. E subito dopo la morte di Boole viene analizzata e migliorata da suoi successori. De Morgan e Benjamin Peierls, matematico statunitense, scoprono indipendentemente la legge di dualità di De Morgan, ovvero ad ogni proposizione logica che coinvolge addizione e moltiplicazione logica, ne corrisponde una duale in cui posso scambiare semplicemente i segni di più e per. Esattamente come abbiamo la dualità geometrica in cui possiamo scambiare i termini punto e retta nella geometria piana, qua possiamo scambiare i termini di addizione e moltiplicazione logica. Ed è molto forte perché ogni volta che dimostriamo una proposizione in realtà dimostriamo anche quella duale. Infatti, qua ho evidenziato in rosso dalla slide precedente il fatto che avevamo il prodotto distributivo rispetto alla somma, che è la proprietà standard, ma scambiamo i termini prodotto e somma e abbiamo che la somma è distributiva rispetto al prodotto. De Morgan, inoltre, trova quelle che sono note come leggi di De Morgan, ovvero come si comporta il complementare rispetto a unione e intersezione. Benjamin Peierls nel 1864 legge una memoria intitolata Linear Associative Algebra, che poi viene pubblicata nel 1881, e in questa memoria elabora le tavole di moltiplicazione per 162 algebre diverse, che non è male se pensiamo che all'inizio secolo, anzi siamo nel 1864, nel 1830
De Morgan, cioè 34 anni prima De Morgan pensava che fondamentalmente ci fosse solo l'algebra dei numeri reali e dei numeri complessi. Ora, in realtà, elabora 162 algebre diverse. Il Piccolo continua poi il lavoro del padre e dimostra che di tutte quelle algebre elencate dal padre, soltanto tre, che sono i reali, i complessi e i quaternioni, la divisione è definita in maniera univoca. Quindi, ok, c'è sempre più l'idea. È vero, possiamo espandere le cose tantissimo, però attenzione che quando le espandiamo perdiamo delle proprietà. Ad esempio, appunto, al di fuori dei quaternioni non è più neanche definita la divisione. O meglio, ci sono vari modi per definirla. Quello con cui abbiamo iniziato e su cui ho battuto durante tutta la lezione è il fatto che l'Ottocento è il secolo dell'astrazione e in algebra quello a cui si inizia a pensare non è più il risolvere polinomi, il trovare metodi per trovare le soluzioni ai polinomi, ma è pensare alle strutture algebriche. Quello che abbiamo visto sono stati i gruppi che compaiono nella teoria di Galois, erano comparsi come abbiamo parlato di Abel, il teorema di Abel-Ruffini, in cui abbiamo parlato dei gruppi abeliani, ovvero gruppi commutativi. Abbiamo dedicato fondamentalmente tutta la prima parte della lezione di oggi a vari tipi di algebre diverse, ma non ci sono solo queste nozioni di strutture algebriche, ce ne sono altre, come ad esempio il concetto di campo e molti altri. Il concetto di campo era già implicito nei lavori di Galois, quando nella sua teoria di Galois riesce a capire quando è che c'è la risolvibilità di certi polinomi, riesce anche a creare tutta una teoria che è quella di estensione di campi. La teoria di Galois in realtà è molto più grande di quella che ho raccontato, parla anche di estensioni di campi, però il concetto vero e proprio di campo viene esplicitato soltanto nel 1879 da Dedekind, cui abbiamo già parlato per la costruzione con la sezione di Dedekind dei numeri reali. E un campo è un insieme di numeri che formano un gruppo abeliano rispetto all'addizione e alla moltiplicazione, tranne un'unica eccezione. Lo zero non è invertibile, l'elemento neutro dell'addizione non è invertibile per la moltiplicazione e per il quale vale la proprietà distributiva dell'addizione rispetto alla moltiplicazione. Poi, nel 1881, Leopold Kronecker fornisce dei nuovi esempi di campi, oltre a quelli già noti di Q, R e C. Ad esempio, l'insieme Q più radice di 2Q, ovvero l'insieme di numero razionale più radice di due volte un altro numero razionale al variare dei due numeri razionali è un campo. Si può costruire l'inverso di ogni numero, eccetera, eccetera. I campi che abbiamo visto, testo di Kronecker, Q, R e C, sono campi con un numero infinito di elementi. Ci sono invece campi con un numero finito di elementi, che sono quelli che sono chiamati campi di Galois, perché erano effettivamente quelli usati da Galois, anche se non li aveva mai chiamati con questo nome, non aveva mai definito chiaramente le cose. E vari esempi sono dati da ZP, ovvero le classi di resto modulo P, dove P è un numero primo. Lo studio di tutti questi esempi e di altri esempi in cui valgono o non valgono certe proprietà, come ad esempio gli interi di Gauss, che aveva introdotto Gauss, abbiamo visto, per risolvere certi problemi, porta alla luce un certo numero di fenomeni interessanti. Di nuovo, avevamo detto che la geometria analitica è stata inventata quando sono iniziate ad esserci un certo numero di curve, per cui era interessante trovare una teoria generale che permettesse di descriverla, e i greci non avevano inventato la geometria analitica fondamentalmente solo perché avevano pochi esempi di curve. Qua succede la stessa cosa. Finché si hanno pochi esempi di oggetti, fondamentalmente gli unici oggetti con cui lavori sono i numeri,
c'è ben poca necessità di usare tanta generalità. Non c'è la necessità, ad esempio, per dirne una, di fare una grande differenza di che cos'è un numero primo e che cos'è un numero irriducibile. In Z sono la stessa cosa, cioè perché devo dare delle definizioni diverse? Quando mi accorgo che ci sono degli oggetti in cui il concetto di primo e di irriducibile sono concetti diversi, allora devo dare i nomi a queste due cose e iniziano a diventare interessanti i casi in cui i due concetti in realtà coincidono, cosa che non è scontata. Con tutti questi esempi spuntano dei fenomeni interessanti e vengono date un sacco di definizioni, come quella di campo, di gruppo, di algebra, vengono definiti i domini di integrità, i domini a fattorizzazione unica, gli anelli e così via. La teoria degli anelli e soprattutto degli ideali degli anelli viene creata da Edward Kummer, che in realtà non era minimamente interessato agli anelli, era interessato a un altro problema. Edward Kummer si dedica alla dimostrazione dell'ultimo teorema di Fermat, a cui si sono dedicati in realtà tantissimi matematici nella storia, ne abbiamo citato solo qualcuno, ma sono veramente tanti che hanno provato a scontrarsi con questo problema, e riesce a trovare una soluzione parziale, cioè non dimostra il teorema di Fermat per tutti gli esponenti, ma per una vasta classe di esponenti riesce effettivamente a dimostrarlo. Non riesce a dimostrarlo per tutti. Il motivo per cui non riesce a dimostrarlo per tutti è che gli servirebbe la scomposizione unica in fattori primi degli oggetti che ottiene, che sono interi algebrici. Interi algebrici sono fondamentalmente una cosa molto simile questa, in cui anziché lì abbiamo delle radici in polinomio. Bene, e non riesce a farlo perché in alcuni casi non si possono scomporre in fattori unici. Appunto, abbiamo visto che in z più z abbiamo certi primi che vengono scomposti in certi modi, succedono cose strane, qua addirittura abbiamo che non vale la scomposizione, la fattorizzazione unica in primi. E quindi ecco che nasce il concetto di domini a fattorizzazione unica, dove vale il teorema di fattorizzazione unica in prima, eccetera, eccetera. Ma soprattutto per studiare questi argomenti introduce il concetto di anello e l'ideale di un anello, e i concetti di ideale prima e ideale irriducibile andranno a sostituire quello di numero primo e di numero irriducibile. Nello studiare questi interi algebrici scopre dei nuovi concetti. Di nuovo, la storia della matematica è piena di questi casi. Un problema, quello posto da Fermat, x alla n più y alla n è sempre diverso da z alla n, non è interessante di per sé, chi se ne frega se è vero o no. È interessante perché nel cercare di risolvere quello si scopre un sacco di cose. Beh, un problema è bello non di per sé, ma è bello se è fecondo di idee, se cercando di risolverlo si scoprono un sacco di cose nuove. Quindi i problemi classici dei greci sono stati importanti perché hanno portato alla nascita di tantissime cose. Il problema l'ultimo teorema di Fermat è stato importante perché ha permesso di sviluppare della matematica nuova, qua e anche poi più tardi nel 1900. Per finire la lezione di oggi, vediamo di tornare ad un argomento più terra-terra e quindi ripeschiamo Kronecker, che avevamo citato la scorsa volta come grande critico di Cantor e più o meno di tutta la matematica del secolo, perché era fissato che esistessero soltanto i numeri razionali, e Kronecker amava dire che Dio ha creato i numeri interi e tutto il resto è opera dell'uomo. Quindi i numeri interi, i numeri naturali effettivamente sono alla base, tutti pensano di sapere che cos'è un numero intero, provate ad andare in giro qualcuno per strada a chiedere che cos'è un numero intero. Tutti pensano di saperlo, quando ti viene posta la domanda non lo sai spiegare. Quando uno cerca di spiegarlo si rende conto che in realtà non lo sa. Il concetto di numero intero è un concetto intuitivo che uno ha fin da bambino quando impara a contare. Ma è una cosa puramente intuitiva che non ha davvero una definizione. Ecco, a un certo punto i matematici in questo periodo in cui ci si accorge che
Le definizioni sono fondamentali, che cambiando gli assiomi cambia la matematica, cambiano le cose, si accorgono che, ma non è che tutta la matematica è costruita su un castello di sabbia, è costruita a partire da questi numeri interi che ci ha regalato Dio e che però non sappiamo che cosa sono, forse sarà il caso di dare una definizione. E quindi ecco che a fine del 1800, quando appunto erano sorti vari problemi in algebra, in analisi, in geometria, di fondamenti, ci si interroga su che cos'è un numero intero, un numero naturale. E una prima risposta viene data da Frege, che semplicemente riprende l'idea che aveva avuto Kant, perché io l'altra volta gli avevo già venduto come l'idea, la stessa idea che possiamo usare anche nei numeri naturali, per farci un'idea di che cosa vuol dire questa corrispondenza biunivoca, che in realtà, curiosamente, appunto, l'idea della corrispondenza biunivoca è venuta prima Kant per i cardinali transfiniti, per i numeri infiniti, e poi è stata utilizzata da Frege per dire: ma usiamo questa definizione che funziona bene con gli infiniti anche per i numeri finiti. E quindi dice semplicemente: un numero naturale è una classe di equivalenza di insiemi in corrispondenza biunivoca tra di loro. Punto. E poi in realtà provvede anche a dare una definizione più operativa, in cui costruisce davvero gli numeri naturali. Come li costruisce? Semplicemente in questo modo. Dice: 0 è l'insieme vuoto, ovvero, o meglio, per meglio dire, è la classe di equivalenza di tutti gli insiemi che sono equivalenti all'insieme vuoto. 1 è l'insieme che contiene solo lo 0, o se vogliamo, la classe di equivalenza di tutti gli insiemi che sono in corrispondenza biunivoca con l'insieme che contiene un solo elemento, che è lo 0. 2 è l'insieme che contiene 0 e 1, e così via. N più 1 è l'insieme che contiene 0, 1 fino a n. Quindi ecco che abbiamo definito i numeri interi, i numeri naturali. Poi dai numeri naturali definiamo gli interi aggiungendo il meno, poi definiamo i razionali, poi utilizziamo le idee che impara a definire i numeri reali, poi quindi possiamo definire i numeri complessi, poi quindi usiamo le definizioni dall'analisi per costruire i concetti di limite, di integrale, di derivata, eccetera, eccetera. La matematica nasce tutta dall'insieme vuoto. Sull'insieme vuoto si posa la costruzione della matematica. Un'altra visione diversa da quella di Frege, ma in realtà equivalente, si può dimostrare che sono equivalenti, è quella di Giuseppe Peano, che anziché dare una definizione costruttiva di cos'è 0, chi è 0, chi è 1, chi è 2, eccetera, eccetera, dà una definizione per assiomi, una definizione assiomatica che si sposa benissimo con il mood generale di fine dell'Ottocento. Quello che conta è dare degli assiomi. Cosa sono gli oggetti è definita dalle relazioni che hanno tra loro, che sono stabilite univocamente dagli assiomi. E quindi sceglie come concetti primitivi 0, il concetto di numero, che intende numero naturale, e la relazione di essere il successivo di. E dice che questi concetti primitivi soddisfano questi assiomi. 0 è un numero, se A è un numero, il successivo di A è un numero. 0 non è il successivo di nessun numero, che se pensiamo nella testa cosa sono secondo noi i numeri naturali, effettivamente 0 è un numero naturale, A più 1 se A era un numero naturale continua a essere un numero naturale, il successivo nella nostra testa appunto è questo fare più 1. Poi definirà effettivamente la somma in questo modo, dicendo che più 1 si fa in quel modo. Diventa complicatissimo definire la somma. Ci sarà in realtà poi Russell e Whitehead, che scriveranno i principi a matematica, che dedicheranno 150 pagine a dimostrare che 2 più 2 fa 4, perché appunto bisogna definire tutte le cose per bene. Non definiscono soltanto partendo da Peano, ma vanno molto più indietro, molto più a fondo, quindi scavano tantissimo. Ovviamente sappiamo fin dai greci che a un certo punto si deve mettere di scavare, qualcosa si deve prendere, delle pietre ferme vanno prese e poi si può iniziare a costruire, ma quelle vanno prese da qualche parte. Bene,
0 non è successivo di nessun numero, cioè 0 meno 1 fa meno 1 che non è naturale, appunto nella nostra testa, quindi i naturali funzionano così. Due numeri i cui successivi sono uguali, x più 1 uguale a y più 1, allora tolgo 1 da entrambe le parti, x uguale a y, la nostra testa, l'idea che abbiamo di numero naturale funziona, e poi l'ultimo che è il principio di induzione, se un insieme S di numeri contiene lo 0, passo base, e contiene il successivo di ogni numero contenuto in S, passo induttivo, se c'è n, c'è n più 1, allora ogni numero è contenuto in S. Allora, S è tutto l'insieme dei numeri naturali. E questo è quello che serve fondamentalmente, è un assioma di unicità che ci dice che in realtà i numeri naturali sono l'unico insieme così, non c'è qualcos'altro. Perché se no, se usassimo solo gli altri assiomi, ad esempio, proviamo a usare solo gli altri assiomi, vi costruisco un insieme che ferisce questi assiomi. Prendiamo i numeri naturali, unito con un'unione disgiunta i numeri interi. Allora, e definisco il successivo semplicemente come faccio più 1 se sono un numero naturale, faccio più 1 se sono un numero intero. Allora, 0 è un numero sì, perché sta qua sotto il numero naturale. Se è un numero successivo di A è un numero sì, perché è il successivo di un intero, è il successivo di un naturale, è un naturale. 0 non è il successivo di nessun numero, ok? Due numeri i cui successivi sono uguali, sono uguali. Se i successivi sono uguali, sono entrambi interi. Entrambi, quello prima e l'intero precedente, sono entrambi naturali e quello prima è il naturale precedente, quindi valgono tutte queste. Attenzione che in questo non vale il principio di induzione. Perché? Perché posso prendere come sottoinsieme i numeri non che sono 0 e i naturali, solo i naturali, e per questo vale questo principio, vale che 0 che contiene 0, che contiene il successivo di ogni numero, però non sono tutti, perché non ho beccato mai nessuno di questi di zeta. È facile costruire un esempio che verifica le prime quattro, ma non verifica la quinta. La quinta ci dice che è il più piccolo possibile, è l'oggetto più piccolo possibile che soddisfa i primi quattro, fondamentalmente. Peano è in realtà noto anche per altri risultati e soprattutto lo scopo che si pone Peano è in un certo senso più ambizioso di quello di Frege, anche se in realtà anche Frege, come vedremo tra un attimo, ha un progetto bello ambizioso pure lui, e nel formulario di matematica del 1894 si propone di sviluppare un linguaggio formalizzato che possa contenere non solo la logica matematica, ma tutti i risultati più importanti della matematica. Vuole creare un linguaggio formale che descriva completamente tutta la matematica. Cosa che ancora oggi si prova a fare in qualche modo. Ad esempio, con l'ausilio dei computer si provano a scrivere dei dimostratori di teoremi che partendo dagli assiomi vanno a dimostrare, a ricostruire la matematica, che possono essere interpretati come verificatori di teoremi. Cioè posso verificare teoremi già dimostrati che sono correttamente, che sono corretti, che seguono effettivamente dagli assiomi logici, perché dobbiamo pensare a una cosa. Che cos'è una dimostrazione? Una dimostrazione formalmente è una sequenza di passaggi logici, cioè di applicazioni di principi fondamentali che trasferiscono il concetto di verità a partire dagli assiomi. Quindi è solo una concatenazione degli assiomi e delle regole di deduzione. Questo è quello che è formalmente idealmente. Nella realtà nessun matematico ragiona così, perché è impossibile scomporre tutto in questi passaggi logici minimi. Quindi in realtà qualunque articolo di matematica che uno vede, qualunque lezione di matematica che uno sente, ci sono dei salti logici. Se sono, è vero questo e questo, allora conseguenza, dove quella allora conseguenza. Se la volessi davvero rompere in tutti i suoi passaggi logici, magari anziché dirla in un minuto, ce ne metterei 2 ore. E questa cosa non la posso fare, se no, c'è un corso di 64 ore, faccio la dimostrazione di un teorema e basta, non faccio un corso. E così non solo nel fare un corso,
nel scrivere un articolo, ma nel ragionare proprio da matematico. Non è che quando ragiono da matematico rompo ogni singolo passaggio in tutte le sue cose. Certo, faccio un po' di verifiche, controllo, provo a costruire un contraesempio, cerco di capire se è proprio vera la cosa, eccetera, ma non vado a scomporre in tutti i minimi passaggi logici. Quello lo può fare un computer, perché un computer ha tempo di fare quella cosa. Quindi i verificatori formali delle dimostrazioni sono importanti anche per vedere che non è che è successo semplicemente che il matematico che ha dimostrato una cosa e tutti quelli che hanno controllato hanno dato per scontato un passaggio che in realtà non era scontato, che in realtà non funzionava. Quindi in realtà, in un certo senso, quest'idea di creare, di trovare un linguaggio formalizzato che contenga i risultati più importanti della matematica è una cosa che è ancora attiva oggi in matematica e in informatica. La costruzione di dimostratori formali serve da un lato a controllare la correttezza di certi risultati matematici, dall'altra può anche dimostrare autonomamente nuovi teoremi. Ovviamente siamo ancora distanti dal creare un computer che faccia davvero matematica, perché il punto è che se io considero semplicemente i passaggi logici, a un qualsiasi punto posso interrompermi e ho una proposizione vera. Ma non tutte le proposizioni vere sono significative. Cos'è significativo? Cosa non è significativo? Dovremmo insegnare un gusto matematico, cosa che è particolarmente complicata da fare anche agli esseri umani, a un computer. E quindi capire esattamente in che direzione si vuole andare. Inoltre, anche il processo di verificatore è estremamente complicato perché le teorie matematiche ormai sono estremamente profonde e per ricavare, combinando in tutti i modi possibili gli assiomi, è complicato trovare le soluzioni, è complicato anche guidare un computer a trovare la soluzione. Queste cose sono state fatte recentemente per alcune branche limitate della matematica, in cui magari è stato fatto ancora poco, c'è ancora poco. Un esempio, appunto, è un gruppo di Firenze ha fatto un verificatore di dimostrazioni con cui stanno ricostruendo la teoria di una variabile complessa. La teoria di una variabile complessa è una cosa abbastanza compatta e buona parte dei risultati sono riusciti a ridimostrarlo, però è una cosa enormemente complicata, anche solo fatta su una branca limitata della matematica. Bene, e questa idea generale appunto lo porta a cercare di scrivere un linguaggio formalizzato. E buona parte dei simboli oggi usati in teoria degli insiemi, che appunto, come abbiamo visto fondamentalmente con Frege, possono essere un modo per definire i numeri naturali e quindi poi per definire tutta la matematica. Il linguaggio della matematica si poggia sulla teoria degli insiemi e buona parte dei simboli sono introdotti in realtà da Peano. Usiamo le regole dell'algebra di Boole, ma i simboli che usiamo sono quelli che ha introdotto Peano in questo formulario di matematica. Altra cosa per cui è importante Peano, a cui è associato il suo nome, sono le curve di Peano, che sono delle curve dall'intervallo 0,1 che vanno a ricoprire un intero quadrato. Peano ha dimostrato che esistono, ha fatto una costruzione di tipo generale, ce ne sono di vario tipo, non sono mai differenziabili, sono decisamente complicate, eccetera, eccetera, non sono iniettive, però ricoprono tutto il quadrato. Una costruzione di solito iterativa, e questa costruzione iterativa è quella che è Hilbert, che si chiama a volte curva di Hilbert. Peano a un certo punto decide di abbandonare la matematica nel 1903 e di dedicarsi invece alla linguistica. Era ossessionato appunto dai linguaggi formali e naturali e decide di applicare alla linguistica lo stesso principio che ha applicato alla matematica. Ovvero, qual è la cosa complicata della linguistica? La cosa complicata della linguistica è che ogni persona parla in modo diverso. Abbiamo tante lingue diverse, le cose sono complicate, e vuole cercare di creare una lingua universale che possa andare bene per tutti. È un primo esperimento tipo quello dell'esperanto e lo chiama latino sine flexione, in cui appunto usa la struttura grammaticale del latino, che fa vedere che era italiano e sceglie appunto una cosa che magari non è proprio così universale.
e senza appunto la flessione, cioè senza tutti i vari casi. E prende parole e radici in realtà da varie lingue diverse per cercare di creare una lingua più facile e più leggibile, più comprensibile. Quindi si dedica a questa costruzione che nei suoi intenti sarebbe dovuta essere una lingua universale, adatta a tutti. Torniamo di nuovo a Frege e facciamo un po' di giustizia. Ho detto appunto che il programma Impean era più ambizioso di quello di Frege. In realtà era diverso da quello di Frege, se vogliamo. Peano era interessato a scrivere con un linguaggio universale per tutta la matematica. Frege, in realtà, è interessato a una cosa simile da un certo punto di vista, ovvero a dare una solida base alla matematica, facendola appoggiare sulla teoria degli insiemi e sulla logica. Nel 1844 scrive i fondamenti dell'aritmetica, in cui presenta la sua nozione di numero naturale che abbiamo visto, ma poi dopo espande la concezione in questa opera in due volumi, Leggi fondamentali dell'aritmetica, pubblicato il primo volume nel 1893, il secondo nel 1903, a 10 anni di distanza, perché ha lavorato come un matto per scrivere il secondo volume, in cui butta le basi della matematica basandola sulla teoria degli insiemi e sulla logica. Purtroppo, pochissimo prima dell'uscita del secondo volume, Frege riceve una lettera. Riceve una lettera da Bertrand Russell che lo costringe a aggiungere una riga nel suo secondo volume in cui dice che il signor Bertrand Russell ha trovato una contraddizione nelle basi che ho cercato porre alla matematica. E quindi crolla tutto. Poco prima dell'uscita del secondo volume, Bertrand Russell scrive a Frege perché gli mostra una contraddizione all'interno della teoria degli insiemi. E la contraddizione è quella che è nota come il paradosso di Russell, il paradosso dell'insieme di Russell, il paradosso del barbiere di Russell, che è fondamentalmente la seguente. Se basiamo tutto sulla teoria degli insiemi, dobbiamo chiarire che cos'è un insieme. Un insieme è solitamente qualcosa in cui so dire quando un oggetto appartiene o non appartiene all'insieme, e un insieme viene definito o per elencazione o più solitamente per proprietà, viene data una proprietà dell'insieme. E quindi qua vediamo dal bellissimo fumetto Logicomics un giovane Russell che chiacchiera con un suo amico e dice che alcuni insiemi hanno la proprietà di appartenere a loro stessi. Ad esempio, l'insieme delle idee è un'idea e quindi appartiene a se stessa. Ma molto spesso gli insiemi non appartengono a loro stessi. Per esempio, l'insieme dei gatti non è un gatto e quindi non appartiene a lui stesso. E qua dice, e questo ci fa porre un'interessante dicotomia. C'è l'insieme degli insiemi che appartengono a se stessi e l'insieme degli insiemi che non appartengono a se stessi. E di quest'ultimo insieme possiamo dire un attimo, e si rende conto che l'insieme degli insiemi che non appartengono a loro stessi è esattamente nella contraddizione che abbiamo visto l'altra volta con Cantor per l'insieme delle parti. Quando abbiamo fatto l'insieme degli alieni asociali, dei numeri, degli oggetti che non appartenevano a, eccetera, eccetera. Se l'insieme degli insiemi che non appartengono a se stessi appartiene a se stesso, allora non dovrebbe appartenere a se stesso, perché verifica la definizione. Viceversa, se non appartiene a se stesso, allora verificherebbe la definizione e dovrebbe appartenere a se stesso. Entrambe le ipotesi portano a una contraddizione. Il che vuol dire che cosa? Vuol dire che quell'insieme in realtà non è ben definito, però sembra ben definito per proprietà. Quindi qua stiamo notando che cosa? Che non è chiaro che cosa vuol dire definire un insieme per proprietà. Questa è quella che da allora si chiama teoria intuitiva degli insiemi, che è quella che viene sempre fatta all'inizio di un qualsiasi corso universitario, perché la matematica si basa sulla teoria degli insiemi. Poi di solito uno dice:
C'è questo paradosso, ma tanto Russell e United l'hanno messo a posto, bisogna dire le cose un po' più precise, ma non stiamo a perderci tempo. Perché? Perché Russell trova questo problema a Frege e glielo scrive nel 1903 e poi nel 1910 scrive insieme a White il primo volume dei Principi a Matematica, che sono un'opera in tre volumi destinata a mettere a posto questo piccolo problema. Scrivono questo trattato enorme, in cui il primo volume esce nel 1910, il secondo nel 1912, il terzo nel 1913, in cui mettono a posto le basi della matematica, creando una teoria degli insiemi che è decisamente più complicata di quella intuitiva, che però la cosa fondamentale che deve fare la fa, mette a posto le basi della matematica, quindi quello che fanno il 99,9% dei matematici è dimenticarsi di tutto ciò. Lavorare come se niente fosse, tanto ci sono Russell e White che hanno messo a posto davvero le basi. Ovviamente Frege è decisamente addolorato di questa crepa che c'è, anche Russell e White incontrano molti momenti di sconforto, perché in questa decina d'anni che dedicano alla scrittura di questo volume, i momenti in cui non era chiaro se le cose funzionassero sono molti, appunto all'interno del principio matematico. Sono dedicate 150 pagine alla dimostrazione che 2 più 2 fa 4, per vedere appunto qual è il livello a cui arrivano a indagare le cose. E qua abbiamo sfociato un attimo nel 1900, in effetti nel Boyer questa parte non c'è, ma secondo me questa parte con la visione attuale sta perfettamente nella matematica di fine 800, ovvero nella nascita di una nuova matematica. Quello che succede fondamentalmente tra inizio 800 e inizio 900 è che ci sono una serie di terremoti. C'è il terremoto della scoperta delle geometrie non euclidee, che viene messo a posto da Klein col programma di Erlangen e dalla visione fondamentalmente di Hilbert della geometria come un insieme di assiomi. Hilbert, tra l'altro, provvederà a mettere a posto la geometria euclidea, portandola ai cinque postulati a un insieme di 23 postulati per far funzionare davvero la geometria euclidea, citando anche tutte le cose che Euclide si è dimenticato di citare perché erano ovvie. È un secolo in cui si mettono a posto le basi dell'analisi, chiarendo che cos'è un limite, che cos'è una funzione, che cos'è una funzione continua, e quindi mettendo a posto le fondamenta del calcolo. Si chiarisce che cosa sono i numeri reali e si analizza finalmente che cos'è l'infinito, che cosa sono gli insiemi infiniti, come funzionano gli insiemi infiniti. Inoltre si mettono a posto i concetti dell'algebra facendo vedere che in realtà non esistono solo i numeri reali e i numeri complessi, ma esistono algebre molto più complicate che si comportano in maniere molto diverse, che possono essere utili per descrivere situazioni di tipo radicalmente diverse tra di loro. Addirittura possono essere utili per descrivere la logica stessa interna alla matematica che governa la matematica, quindi basare sulla teoria degli insiemi, sulla logica elementare, la matematica. Allo stesso tempo si nota anche che questa fondazione in realtà presenta dei problemi, che bisogna indagare meglio, che bisogna capire meglio. Che cosa succede? Tra la fine dell'Ottocento, in cui fondamentalmente si pensava di aver ottenuto più o meno tutto in matematica e non ci fossero grandi problemi, grandi cose da fare, e inizio Novecento, la 100 anni, l'idea della matematica è totalmente cambiata, grazie a delle rivoluzioni in molte aree diverse della matematica. Da allora la matematica ha continuato ad espandersi tantissimo e la prossima volta vedremo un po' quello che ci dice Boyer su quello che è successo nella prima parte del 1900, ma in realtà farà una scelta particolare di alcuni argomenti, di alcuni temi, perché la matematica dal 1900 ad oggi è molto di più della matematica che abbiamo raccontato per ora nelle prime 26 lezioni. Perché effettivamente la matematica è cresciuta tantissimo, c'è davvero di tutto al suo interno. Quindi farò alcune scelte, prenderò alcuni temi, alcuni risultati che
particolarmente importanti.